Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Milano e vi mostrerò come noleggiare una bicicletta. Il primo servizio che vi mostro si chiama Bike Me ed è dell'ATM, quindi dell'azienda trasporti di Milano. Le bici sono caratteristiche, hanno questa livrea beigiolina con il logo di Milano e sono collegate a una rastrelliera. Quindi se voi volete noleggiare questo tipo di bici dovete trovare una rastrelliera. Anche se volete riconsegnarla dovete raggiungere la rastrelliera più vicina. Per noleggiare una di queste bici dovete fare un abbonamento o annuale o occasionale. Io ieri sera mi sono registrato sul sito dell'ATM, è l'unico modo per farlo, e ho registrato un account occasionale della durata di un giorno al costo di 4,50 euro e l'ho pagato utilizzando una carta di credito. Purtroppo non potete utilizzare una carta di credito ricaricabile. Dopo essermi registrato, mi è arrivato sul cellulare un nome utente e un PIN che utilizzerò per sbloccare la bicicletta. Ma andiamo a vedere come funziona. Allora, vediamo come sbloccarla. Quindi, abbonamento occasionale e questa è la mia password. Ok? Prendi la bici 13. La provo un po', vediamo come va. No, ma la sella è altissima. C'è da dire che regolare l'altezza della bici è comodo. È comoda, nel senso che se regoli il sedile ci stai abbastanza comodamente. È un po' sbilanciata, credo che il fatto che la usino in tanti e ognuno la tratta un po' come vuole, deve avere qualcosa che non va con la ruota, perché tende un po' ad andare dove vuole lei, quindi devi continuamente regolare il manubrio per andare dritto. Per il resto mi sembra abbastanza affidabile, comoda anche per girare in città. La parte scomoda è il noleggio per adesso, perché mi sono dovuto per forza registrare sul sito dell'ATM. Direi che la procedura per sganciarla dalla rastrelliera è abbastanza comoda e intuitiva. La rastrelliera permette sempre di avere delle bici distribuite nella zona della città, perché l'ATM fa un servizio di recupero e ridistribuzione delle bici. Quindi è probabile che se vi trovate vicino a una rastrelliera troverete quasi sicuramente una bicicletta che vi aspetta. La rastrelliera però è anche il lato negativo di questo tipo di noleggio. Se voi volete lasciare la bici dovete comunque trovare una rastrelliera con almeno un posto libero per poterla riagganciare. Sì, la procedura per riagganciarla non è semplicissima, perché bisogna sollevare la bici. No. Ah, ok, è bloccato. Troviamo le altre bici. Il secondo servizio che vi mostro si chiama Mobike, è un marchio cinese credo. Ho effettuato la registrazione ieri attraverso l'app, ci ho impiegato veramente poco, 3 minuti, basta inserire la propria mail, il proprio numero di cellulare e viene attivato il servizio. Bisogna poi configurare una carta di credito e ricaricare un borsellino virtuale con un credito che si utilizzerà per noleggiare le bici. Ho potuto utilizzare una carta di credito ricaricabile e ho ricaricato di 1 euro. Vediamo come funziona. Cioè la bici in questo caso non è in una rastrelliera, capito? È per strada, è stata lasciata qui da quello che l'ha usata prima. Ho trovato due biciclette, ne provo a noleggiare una, semplicemente cliccando sbloccare, do l'accesso alla telecamera, il sistema mi dice scansionare il QR code. Notevole. La bici l'abbiamo sbloccata facilmente e la puoi usare, semplice. Ovviamente è comodo il fatto che tu ovunque ti trovi per la città, vedi una bicicletta, ti serve, la noleggi e la usi, la sblocchi col cellulare, è comodissimo. Però alcune cose, questa bici non ha dei bellissimi parafanghi, quindi mi immagino che in caso di pioggia, un po' di strada bagnata a Milano, ti conci. Non ha un campanello, e in città dovrebbe essere fondamentale. Il cestino non è grandissimo, è una bici un po' più spartana, non è comodissima da guidare, la distanza tra le gambe e il manubrio è davvero poca e quindi non è comodissima, però direi che in città si può usare. Cosa comoda delle Mobike è che non serve una rastrelliera dove depositarla, quindi dove vi trovate nella città, se arrivate alla vostra destinazione, potete semplicemente lasciarla su un marciapiede e terminerà il noleggio in automatico. Adesso lo verifichiamo perché il mio cellulare è scarico e quindi proverò a lasciare la bici e non ho nessuna interazione con l'app, vedremo cosa succede. Beh, direi semplicissimo. Bravi Mobike, bravi! Allora, abbiamo fatto già un bel giro stamattina. Sì, adesso prendiamo la metro, ci spostiamo. Dove andiamo? Il nuovo quartiere City Life, dove ci sono le tre torri. Proviamo a noleggiare lì una bici Ofo. Penso che andremo anche a pranzo a un certo punto.
siamo spostati a City Life, sono riuscito a ricaricare un po' il cellulare, vi mostro quanto mi è costata Mobike. Ha tenuto traccia del fatto che ho percorso 1,3 km, le calorie bruciate e la durata per un totale di 50 centesimi. Quindi 7 minuti e 50 centesimi direi che mediamente è un tempo che può essere utilizzato all'interno della città per muoversi anche in grandi distanze. Direi che il costo è veramente veramente basso. Proviamo adesso il terzo servizio, si chiama OFO, O-F-O, ed è caratterizzato da biciclette gialle, sono distribuite anche queste per la città, non c'è rastrelliera, infatti ne abbiamo trovata una qua a City Life e la proviamo a noleggiare. L'applicazione anche in questo caso è molto semplice, mi sono registrato con la mail e il numero di telefono, ho inserito una carta di credito ricaricabile e ho caricato in euro e adesso l'opportunità di sbloccare una bicicletta così come ho fatto con Mobike, quindi semplicemente utilizzando il mio cellulare e avvicinando al QR code della bicicletta. Allora io provo a fare sblocca. Si è sbloccata, funziona, la provo. Ricorda molto la Mobike perché è piccolina, ha un parafango un pochino più grande, non ha anche questo il campanello, non ha le luci come la Mobike, la provo subito. A mio avviso questa qua è sicuramente la bici più comoda, quindi se dovessi valutare i tre servizi, comodità della bici, vince OFO. È vero che quella di ATM ha qualcosina in più, il campanello, le luci davanti e dietro, quindi forse un po' più sicura, ma come comodità per girare in città, secondo me questa è davvero il top. Riguardo al servizio, questa e Mobike si assomigliano molto, hanno un'app molto semplice e si sblocca la bici veramente in un attimo, in pochi secondi si può noleggiare una bici, quindi direi che in questo caso ATM con la sua vecchia concezione delle rastrelliere diciamo che rimane un po' indietro nel tempo, sicuramente questa è una soluzione più moderna e innovativa. Per quanto riguarda il prezzo dipende, se volete avere la possibilità di noleggiare una bici per un'intera giornata forse ATM conviene, con 4,50€ avete a disposizione 24 ore di tempo dal primo noleggio per continuare a noleggiare biciclette nelle varie rastrelliere. Se invece non vi interessa noleggiare la bici per un lungo periodo di tempo, ma se preferite noleggiarla solo quando vi serve per spostarvi in città, allora forse OFO e Mobike sono le soluzioni migliori. Il mio consiglio è installate tutte e due le app, OFO e Mobike, in modo che possiate pescare la bicicletta che trovate dove vi trovate. Ottimo! Ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se vi interessano altri video del genere fatemelo sapere nei commenti, mettete like, condividete, fate quello che volete. Grazie e al prossimo video.